prima diceva il preside Limongi prima, tra le organizzazioni e, diciamo, il lavoro che ciascuno di noi svolge, che ciascuno di noi fa. Ho fatto una conferenza sullo stesso tema, perché poi c'è un denominatore comune, in una fabbrica, dove si parlava esattamente di questo. E il rapporto nel lavoro di fabbrica ha vissuto lo stesso identico trend. La scienza, l'organizzazione scientifica del lavoro, mi riferisco a Tello, per esempio, era quello che non ci dovesse essere alcuna forma di partecipazione tra chi dirigeva la fabbrica, lo stabilimento e l'operaio. Ma questo oggi ci sembra che non sia più al passo con i tempi. I richiami costituzionali che faceva Maldonado sono correttissimi, ma è una cultura più diffusa che credo sia profondamente modificata. Quando Taylor scriveva questo testo famoso sull'organizzazione scientifica del lavoro, Taylor era uno studioso americano, e sui principi tayloristici si è formata la prima grande fabbrica, la Ford di Detroit, come tutti forse sappiamo, uno scrittore filosofo francese, Sartre, in un testo famoso diceva che gli altri sono l'inferno. Il testo era l'essere il nulla. E quindi pensate quanto, diciamo, il concetto di umanizzazione, che non è un concetto moderno, anzi io direi che se avessimo tempo e voglia di rifarci a delle categorie culturali di carattere più generale, la scissione di cui parlava il preside Limongi tra oggettività scientifica e partecipazione umanistica risale al 400 e forse anche prima. Di umanizzazione si è sempre parlato, è qualcosa di concreto, di reale, ma in effetti che cosa significa? È dare un senso al lavoro che si fa, un senso che non è solamente la perfezione oggettiva della mansione che mi è assegnata, ma significa partecipare emotivamente a quello che si fa, ciascuno ovviamente con il proprio lavoro, il giornalista, l'uomo di scuola, abbiamo fatto, ricordava Limongi, degli incontri con i ragazzi delle scuole, perché anche in maniera burocratica si può svolgere la professione di insegnante, evidentemente. Se vedete, diciamo, il denominatore comune è lo stesso. Scindere, cioè, il lavoro che si fa e la mansione che si fa dalla partecipazione emotiva e dal concetto di solidarietà di cui Maldonado lo chiamava in altro modo, ma il concetto non cambia. E qualunque tipo di lavoro può essere svolto in termini, diciamo, distaccati, oggettivi, asettici, e invece può coinvolgere noi stessi e noi stessi nel rapporto con gli altri. Ecco, io credo che le società moderne, che sono società complesse, società sicuramente problematiche, poi sentano fortemente questa esigenza di educazione di base, poi in cui il compito che ciascuno di noi deve svolgere non può essere solamente oggettivo, distaccato, come dicevo prima, ma